perché dopo torno, perché nel 2011 è aumentata l'assessore, e poi ci ragioniamo anche su questa cosa qua. Dobbiamo pagare la spazzatura, allora la dobbiamo pagare tutti nella stessa maniera, adeguatamente, sindaco, perché io voglio pagare, ma anche gli altri devono pagare, non c'è nessuno più con gli altri, non c'è nessuno. Capisci perché questi documenti a me non mi sono stati dati? Adesso sì, li ho avuti dopo 6 mesi, allora io dico alla segretaria di provvedere a fare un controllo generale, perché se non lo richiede lei, lo richiedo io in altre delle sotto altre. Quindi io non voglio essere cattiva, non ce l'ho con le persone. Io voglio la giustizia, l'equità, la trasparenza, sindaco. E io questo l'ho conseguito, cioè la gente mi ha portato per questo, io per questo sono ancora qui. Questo è il discorso, allora, senza false ideologie. Diciamo che molte cose hanno detto, poi allora ci sono 18.000 euro di iscritti, cioè l'anno scorso abbiamo avuto un avanzo dell'amministrazione di 95.000 euro nonostante tutto eccetera, quindi c'è stato un grosso sforzo, quest'anno è diminuito un pochino di quando l'avanzo dell'amministrazione è elevato non hanno operato, però siccome quando siamo arrivati c'è stato un grosso problema e loro non ci siamo, allora evidentemente però professore questi 18-20.000 euro evidentemente sono stati aggiustati in un'altra maniera, anche se so io per esempio ci sono delle Tradenza come in Burma che abbiamo dismesso e il ticket che ha aumentato la signora assessore alla cultura i ticket dei Burma per i ragazzi del liceo sono stati aumentati. Tutto questo, e tutto questo e no, ti sto dicendo, lo so, per questo io avevo fatto una cosa perché, e poi tu vedi 80% della mezza, io penso che scuola tra le entrate e le uscite della mensa, no? Tra i ticket, il comune partecipa soltanto del 19%, questo significa che il lavoro che ho fatto io, perché non l'ha fatto l'assessore, è stato fruttuoso. Questo è il discorso. Poi parleremo di altre cose, vero assessore? Allora, brevemente, prima di dare la parola agli assessori, volevo due flash, non di più. Non lo dico per difesa. Dottoressa, adesso agli atti voglio un controllo generale sulla spazzatura. Allora, due cose rapidamente. La prima. La spazzatura o sulla tassa? Sulla tassa. Allora, la prima non è una difesa degli assessori. Se qualche assessore ha deciso di usare il telefonino, che non è uno scandalo, perché accade in tutto il mondo, vi posso garantire che viene usato strettamente per fini di ufficio e di lavoro. Questi qua sono testimone garantito, quindi rientra nella competenza e la scelta generale che non risparmiamo. Sui rifiuti una cosa ti voglio dire, è il terreno sul quale è più facile fare demagogia. Riservandomi in questo incontro con il Movimento 5 Stelle di rispondere a tutto articolatamente, perché questa è una sede di discussione ma principalmente deliberante, abbiamo punti importanti, faccio solo un flash. Io vi garantisco che sui rifiuti noi stiamo in una condizione che se io non fossi sindaco, io come cittadino, spiego bene quello che sto dicendo, una dichiarazione delicata, è che adesso scusa. E scusami sindaco, tu stai intanto assumendo impegno a rispondere in una adunanza pubblica quando il consesso è la mia facoltà, anche dalla facoltà. Tu hai dovuto controllarti con le opposizioni. Io rispondo e io ho chiesto di mettere a parte l'elezione del presidente del Consiglio. C'è già stata la giusta. Io mi appello alla componente che c'è molto questo prima ne avrebbero fatto una bandiera di una cosa del genere. Anni fa, mo non si è capito. Allora, premesso che del consiglio comunale ho il rispetto più assoluto, ci mancherebbe altro, e si discute e si decide di tutto. Mi riservo della mia libertà, io sono abituato alla libertà, di rispondere articolatamente, vedi sul vocabolario che vuol dire questa parola, articolatamente a tutto quello che riguarda 2 anni di amministrazione, i rifiuti, 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 i rifiuti,
l'argomento più delicato di tutti, tu ti ricordi quando è stato fatto il convegno? Lo sposto al consigliere comunale. Posso parlare? Prego, parla, parla, quello sai tu. Tu manco qui. Allora, facciamo una cosa, non ti dico io. Se sapevi parlare, facciamo una cosa. Se sapevi parlare, parlare di elettorale, no, no, no. Ti sei rifiutato in campagna elettorale. Ma perché? Perché hai sentito che ha detto poco fa. In quei dati ce l'avevo pure allora. Non devi parlare, non hai parlato. Perché non mi corri ora davanti alla gente? Ma io sono in ma come pensi proprio? Allora, potete parlare, allora ti rifiuti, è l'argomento più delicato. Tu sei testimone del convegno che fu fatto, che quel povero sindaco fu rimosso. Anzi, facciamo gli auguri perché stavo rinominando. Benissimo, sono contento. Io è il sindaco che venne al convegno di Beppe Grillo. Quello per aver messo male dei rifiuti, quello arrischiato, è stato rimosso, non è che è rischiato, è stato rimosso. Io dico una cosa molto delicata. Sono, proprio questo lo dirò poi anche pubblico più sono convinto che la tassa sui rifiuti che paghiamo, questo lo dico non da sindaco, per me è una tassa che non voglio andare su un'affermazione pesante, è una tassa, questo rientra nella facoltà, l'avvocato correggimi, di Dino, cioè è una tassa veramente opinabile, perché io pago una tassa sui rifiuti a casa ad Avellino dove non ci sto mai, e ad Avellino la spazzatura, sapete in che condizioni sta, ma è una tassa altissima, a Lusco alta ma relativamente, è un terreno minato, perché tu sai bene, perciò dico non facciamo demagogia. No, ma lei se non aspetta, non si già in giro che questo paese è pulito, questo paese è sporchissimo. Io allora mi ricordo che giorno successivo la tariffa, no? Io mi ricordo quel giorno, mamma mia, le mani di testa, mi ha detto no. Allora, no, 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 no. Allora, ti posso dire, ci sono le campagne a no, Roni, questo non lo devi dire, le campagne di degradare, non sono mai state molto più. Per certi aspetti è una tassa anche opinabile e quindi su questo guardate è facile, però, Agosti tu sei meglio che noi abbiamo per i rifiuti un cambio al collo, sapete la verità? C'è Nicola presente, dovevamo aumentare quest'anno per disposizione, siamo onesti, siamo onesti, è un problema che riguarda, toccava a te se di sindaco, a me, a te, a chiunque. Dovevamo aumentare non so quanto, dovresti aggiungere. Aumenteremo il minimo, cioè non voglio speculare su questo che la gente già... Io so anche più che l'aumento, però vorrei... Basta. Allora, sono più che l'aumento. No, lei ci ha risposto. E poi fra... Che scherziamo qua. No, perché qua si fa ogni intervento che fa, a così posso parlare, e non si lo chiedere a me, e poi da solo devi chiedere a sé, e muore che stanno o al presidente del consiglio quando verrà, no, cioè, a Lusco c'è già stato il presidente del consiglio, ma non basta, poi la sistemare chi aveva pigliato l'indennità, e quello questo che interessava il presidente del consiglio, questo era l'unico motivo. Chiuso, perché in un paese di 4.000 abitanti è andato allenato che fa poi la... no, il presidente del consiglio la sapeva, la sapeva, la candidatura a 0 euro. Vabbè, sì. La candidatura a 0 euro. Sì, vabbè, posso parlare? No, prego. Posso parlare? No, perché qua ogni intervento che si fa, sembra che noi qua da stava siamo i ladri. Della terra, no, per favore, voglio, Agostino, se non mi vuoi ascoltare, ti puoi andare a fare una passeggiata. Va bene? Oh, sto parlando e basta. Sembra che ogni intervento che si fa qua e che noi da sta parte ci sono i ladri, quelli che sono pronti a cercare di arraffare qualsiasi cosa per andare avanti. Sembra che invece effettivamente è tutto il contrario, perché poi i soldi ce li rimettiamo.
E infatti noi andando in giro da tutte le parti, la riunione qua, la riunione là, la riunione là, il telefonino è mio, chiaramente un poco di rimborso lo devo pure avere, no? Allora aspetta! E aspetta un po' di tempo! Dalla persona educata, se questa è di educazione. E basta, no! Ma basta, non è più la persona di questa. Sembra che allora, per quanto riguarda l'indennità, e chiaramente tenendo l'indennità da vice sindaco che altri hanno preso in maniera cospicua, a me è ridotta, di chi non la voglio, mi vedo giusto un rimborso spese che è di 75. Questo mi dà io 70 euro, che non mi basta nemmeno né con la benzina, con quando ci rifaccio e quando riunione. Vai, né tantomeno per il telefonino che uso continuamente, mettiamo, vedi che qua c'è questo problema, ecco come. Quindi questa è la cosa. Alla fine. Mi puoi rispondere perché hai detto quando sei stato nominato, non prenderò nulla, te lo sto dicendo, che non è stato. Lì sono stata zitta e ascoltata, ma posso rispondere?